per la gente che, per tutti quei chilometri che ho fatto per te. Buongiornissimo, buongiornissimo caffè, buon pomeriggissimo in realtà. Sì, sono sempre io, non è che non ho fatto il video perché l'Inter non ha vinto, eccetera, eccetera. Ho anche fatto un po' di commenti in giro, sto lavorando come matta. Però vi prometto che cercherò di trovare più tempo per voi, anche perché ho perso tipo 10 follower. Regà. Ma se siete su questo video, mettete like. No, 10 follower persi, oh. Vabbè, comunque, buon pomeriggio, vigilia di Inter-Napoli e purtroppo giorni e giorni di diludendo dopo la partita di Madrid. Partiamo da questo. Ho visto diverse analisi online, l'ultima che mi manca, le ultime sono quelle di un paio di persone che seguo, tra cui Michele Borrelli, che approfitto per salutare, il quale era su Netflix, poverino, a commentare la disfatta interista. Perdiamo ai calci di rigore. Perdiamo una partita brutta. Da parte nostra, non bella da parte loro. Un amico che era allo stadio mi ha detto: Marta, l'hanno vinta loro. L'hanno vinta loro allo stadio, perché lo stadio l'ha fatta da padrone. Allora, io sono dispiaciuta e parecchio risentita per quello che è stata la gestione della partita dell'Inter nella partita di ritorno. Sono dispiaciuta perché ci siamo mangiati delle occasioni importantissime davanti alla porta, perché Thuram la spara ai matti e di sicuro, come dire, ci voleva più cinismo. Sono dispiaciuta perché Pavard sbaglia nella partita più importante e sono dispiaciuta perché ai calci di rigore non ci abbiamo uno che sia buono, che non sia Calhanoglu. E questo è un problema. Quindi a me tutto questo fa molto dispiacere. È oggettivo perché l'Inter ha giocato male. L'Inter ha giocato male. L'Inter dopo il gol si è seduta e diciamo la verità, l'Atletico l'ha vinta ai cambi e l'ha vinta allo stadio. Però, what if l'Inter avesse fatto l'Inter, non avesse sprecato, non avesse mollato, non avesse lasciato stare nella partita dell'andata. Perché questo è il tema. E dicevo, tra tutte le analisi che ho sentito, quella secondo me che più ci preme su questo è quella di Hermes. Hermes dice: io non sono neanche così arrabbiato dopo questa partita. Io ero incazzato nero quella scorsa. Tu, nel tuo catino di casa, ti permetti di tenere un 1-0 con una delle squadre che forse a livello ambientale, a quei livelli, è più difficile delle altre. Forse è la più difficile. Perché sì, va bene, il Barcellona col Camp Nou abbiamo anche dimostrato di saperci andare molto bene. Però l'atmosfera, e guardate che, cioè, so di cosa parlo. La cultura dell'Atletico di Madrid, io non sono tifosa, ma sono molto appassionata del cantante, del tifoso più famoso forse dell'Atletico di Madrid, che è Joaquín Sabina, che ha scritto l'inno dell'Atletico Madrid, che se vedete, se doveste mai rivedere la partita sugli highlights di Prime, quando annunciano le formazioni c'è sotto questa canzone, partido a partido. La filosofia dell'Atletico Madrid è un po' la filosofia nostra, sotto l'aspetto che nulla è normale per un tifoso dell'Atletico, ma anche che in qualche modo c'è quella tigna, quella sporcizia un po' Spalletti. Appena finito di leggere il libro di Spalletti, fenomenale, di Enzo Bucchioni, ve lo consiglio. Libro su Spalletti, non di Spalletti. E con un ambiente del genere, un ritorno in uno stadio così, non è un ritorno in uno stadio a caso. Quindi io ero molto convinta, e non nascondo quello che ho già detto, io ero molto convinta che noi saremmo passati. Però, se non siamo passati e io dovessi dare una sola motivazione, la motivazione sarebbe quella. Dovevi non arrivare ai rigori. Anche perché, adesso, guardandola da un punto di vista razionale, ai rigori ti può capitare di vincere, ti può capitare di perdere.
Però sapete che cosa? Noi stavolta abbiamo perso, pazienza. Però sapete che cosa? Che cosa ho notato e che cosa ho vissuto? Io la partita l'ho guardata fino alla fine del primo tempo supplementare. Poi ho fatto questo. Ho chiuso il computer perché sentivo che non sarebbe andata bene, non so. Poi mi sono svegliata alle 2:40, 2:30 di notte, ho aperto e ho visto che eravamo usciti. Poi ho riguardato con fatica il resto, però alla fine il risultato è quello. Allora, tirando una riga su questo, visto che a noi piace guardare da persone intelligenti, spero, quello che si può migliorare, cosa possiamo dire? Che avremmo preferito vincerla, ma che non potendo vincere tutte, cosa abbiamo capito? Che non si può sprecare così quando hai il vantaggio di essere in casa e di creare un sacco. Primo. Secondo, che con la Salernitana potevi anche mettere le seconde linee. Molto più di quello che hai fatto, e anche nelle partite dopo la fila di 4-0 doveva dirti qualcosa. Terzo, che l'Inter non può specchiarsi su se stessa. Anche se c'è un precedente inquietante con l'Inter dei record, ne parlava poco Michele Borrelli, anche l'Inter dei record, ecco, di punti, campionato vinto, bla bla bla, uscita inopinatamente dalla Champions League in una maniera simile. Ora, è una stagione fallimentare, oddio, no, però l'anno prossimo, con un'altra formula e tra l'altro con un mondiale per club che ti porterà a vedere tipo oltre 70 partite, una roba pazzesca, devi ragionare in modo diverso. Torneremo a parlare di questa eliminazione quest'estate, quando le trattative per il rinnovo di Dumfries salteranno perché ti toccherà darlo via. Quando arriveranno le sirene per Çalhanoğlu, perché comunque l'hai preso a zero, quando ti torneranno delle sirene per probabilmente Barella, che quest'anno sta facendo abbastanza bene, Bastoni, e quando anche Lautaro più di Thuram, penso tutte e due, verranno corteggiati ampiamente. Faremo i conti. Faremo i conti. Detto ciò, il percorso di crescita della squadra non cambia. Probabilmente in qualche modo meglio lo scudetto per il punto qui è la squadra che arrivare avanti in Champions League e poi non combinare nulla, però brucia perché l'Atletico non era ingiocabile. Tu l'anno scorso hai dimostrato di poter far fuori volendo anche il Manchester City che vince per un rimpallo sulla coscia. Va bene, domani Inter-Napoli, domani ne parliamo. Fatemi sapere i vostri pensieri. E